Io sono Roberto Mari, il presidente della cooperativa sociale Prisma, che con altre associazioni, l'associazione Casa Grande, l'associazione Stop Solitudine, il progetto Iteca di Milano, che abbiamo recentemente avuto contatti e si sono resi disponibili, e non ultimo in ordine di importanza l'associazione ALSP per la lotta contro la sofferenza psichica di Novara, abbiamo pensato di realizzare questa serie di conferenze legate al recupero attraverso la prevenzione e il disagio psichico di cui noi ci occupiamo per mandato sociale all'interno della cooperativa, ma anche all'interno di queste associazioni, e ci siamo resi conto attraverso l'esperienza maturata in questi anni di attività come la prevenzione possa favorire il mantenimento della salute mentale. Queste conferenze che abbiamo pensato di mettere in campo a cominciare dal 19 di ottobre, quindi la prossima settimana, e conclude con cadenza mensile ad aprile del prossimo anno, attraverso dei relatori che noi riteniamo relatori di qualità, esplorare i campi sociali che riteniamo portatori di rischio per la salute psichica, che sono la famiglia, la scuola, il tempo libero e anche il lavoro. L'ultima conferenza, che è prevista ad aprile, è prevista una presenza un po' a sorpresa, perché noi contiamo nelle serate raccogliere elementi che consentono la produzione di un testo scritto di come sono andate le serate nelle sue manifestazioni e aspetti di una certa rilevanza, e che viene poi offerto al pubblico che sarà presente l'ultima serata, e in quell'occasione si parlerà anche dell'aspetto artistico legato ad Antonio Spanedda, che è un artista novarese sul quale è possibile ricavare elementi di riflessione come la realizzazione di aspetti artistici possono portare al recupero di equilibri persi nel campo della sofferenza psichica. Quindi anche Antonio Spanedda nell'ultima serata potrà dare un utile contributo. Questa è la sostanza di quello che vogliamo realizzare, e noi contiamo di avere una buona presenza e di creare un utile interesse, anche perché pensiamo che le serate non siano soltanto espositive, ma anche serate di una certa dinamica di partecipazione, e anche il pubblico può portare attraverso i quesiti non risolti, attraverso dubbi che possono dare modo di trovare delle risposte aggiuntive con questo lavoro fatto in comune tra i relatori e il pubblico.